Voi sapete che io sono un medico, ma che prima di fare medicina mi sono laureato in fisica. Quindi io questa mattina cercherò di collegare dei concetti di fisica importanti con quelli, con i concetti della medicina. Perché, vedete, noi medici siamo abituati a ragionare, giustamente, devo dire, a ragionare del fatto che tutto ciò che avviene nell'organismo umano è legato a reazioni biochimiche che sono sacrosante. Però nessuno ha spiegato a noi durante l'esame di biochimica che queste molecole che formano poi un complesso incredibile che è la reazione biochimica, come vanno a incastrarsi l'una con l'altra? Perché vedete, le reazioni avvengono nel tempo giusto, al momento giusto per fare la reazione giusta. Ma voi capite bene che se le molecole che sono N dentro il nostro corpo e possono trovarsi evidentemente da tutte le parti, se io a questo punto vi facessi un esempio che prendo le mie molecole, le N molecole, le tirassi fuori del mio organismo, stabilisco le condizioni di pressione, siamo qui, siamo a livello del mare, quindi la pressione è quella del livello del mare, stabilisco la temperatura, quindi qual è la temperatura interna del nostro corpo? 37 gradi, bene, stabilisco il tempo, esageriamo, diciamo che voglio vedere che cosa succede entro 10 minuti, ma le reazioni nel corpo umano non avvengono entro 10 minuti. Ma io esagero, quindi 10 minuti. Secondo voi che cosa ottengo se le molecole si chiamano A, B, C, D, E, F, G fino a Z? Che cosa otterrei? Otterrei che A fa una reazione con B, A fa una reazione con C, A fa una reazione con D, puntini, 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 A fa la reazione con Z. Dopodiché ci sarà A che fa la, B che fa la reazione con C, B che fa la reazione con Oh, ma se a me interessa la reazione a Z, la vado a beccare, l'ho vista, eccola qua. E tutto il resto che cos'è? Tutto il resto lo butto in discarica. Questa è la chimica. Questa è la biochimica, ma nel corpo umano? Il corpo umano non avviene, eh? Se la reazione deve essere a Z, avviene immediatamente a Z. E allora mi sono posto il problema da fisico. Ma chi è che è in grado dentro questo caos incredibile di molecole ad orientare A su Z? Me lo sono posto. Ma vi devo dire che faccio un passo indietro nel dirvi che c'è stato un Nobel per la medicina, un biochimico, Gheorghi, nel 1937, che essendo biochimico si è, ha preso il Nobel, si è posto il problema che mi sono posto io adesso. Meglio, qualche tempo fa. E Gheorghi aveva detto, dunque le molecole si incontrano sicuramente per un qualche cosa che deve attirarle. Quindi non è casuale l'incontro. Sono dentro tutte qua, non è che attendo che A incontri Z, perché A incontra immediatamente Z. E allora lui aveva fatto la supposizione. Ha detto, ma vuoi dire che nell'interno dell'organismo, visto che noi siamo il 70% del peso, è acqua,
e il numero delle molecole che sono dentro l'organismo, se vado a considerare le molecole H2O, sono il 99%. Vuol dire che l'acqua gioca un ruolo importante? L'ha posto come interrogativo. E il secondo interrogativo che ha posto è: ma dentro l'acqua c'è forse qualche cosa che nasce e che può permettere di indirizzare queste molecole ad una velocità enorme? Bene, lui ha ipotizzato il campo elettromagnetico. Allora io dico: ho vinto. Lui l'ha detto nel 37, l'ha ipotizzato, e noi, proprio noi, quindi ci sono dentro anch'io, hanno dato la giustificazione alla supposizione che aveva fatto Gheorghi. Perché? Perché, giustamente, come diceva Giorgio Terziani, ha detto: tutto vibra. E io, da fisico, dico: certo, mi sembra lapalissiano, non c'è tanto bisogno di spiegare che in natura tutto ciò che è presente in natura vibra. E qual è la caratteristica essenziale di una vibrazione? È la frequenza. Ecco, io adesso sto vibrando, guardate, con questa frequenza. Certo, lo faccio io per fare l'esempio a voi, ma dentro il mio corpo sicuramente tutto ciò che avete voi nel corpo, che ho io nel corpo, vibra. Ok, allora a questo punto l'acqua vibra. Allora ritorno a Gheorghi. Gheorghi aveva detto: ma l'acqua gioca un ruolo. Certo, se vibra, vibra questa frequenza. E allora io non faccio una lezione di fisica spaccando il cappello come dovrei fare e dire: ma scusa, se la molecola A oscillasse con la stessa frequenza dell'acqua e la molecola Z, che è da un'altra parte, oscillasse con la stessa frequenza dell'acqua, che cosa succederebbe? Ah, un principio fisico. Succederebbe che per risonanza A incontra immediatamente Z, e anche se incontra B se ne frega, anche se incontra C se ne frega, perché non risuonano con la stessa frequenza. Allora, il primo concetto che abbiamo dimostrato è che l'acqua, avendo quella frequenza in quel momento lì, attira A con Z. Beh, allora qualcuno potrebbe domandarsi: bravo Spaggiani, ci hai spiegato questo fatto, ma allora la molecola, cioè la reazione, è soltanto A e Z, no? Perché se vi ricordate, le reazioni biochimiche che avvengono nell'interno o all'esterno producono calore, e quindi chiaramente, producendo calore, il calore energia, vuol dire che l'acqua che oscillava così come prima adesso oscilla in questo modo. Ecco, vedete che ho cambiato la frequenza di oscillazione dell'acqua, e quindi sarà in grado di attirare altre molecole che oscillano con la nuova frequenza. Ecco il processo che avviene. Ah, ma allora la biofisica sta giocando un ruolo fondamentale. È certo che sta giocando un ruolo fondamentale, perché mentre noi medici ritenevamo che tutto ciò che era legato al comportamento del nostro corpo sono reazioni biochimiche, sì signore, sacrosante, ma chi pilota la reazione biochimica è soltanto la presenza della biofisica. Ma c'è un'altra variabile. Qual è l'altra variabile? L'altra variabile è che Gheorghi aveva ragione. L'acqua genera qualche cosa, sì, abbiamo detto che oscilla, ma genera qualcosa nell'interno
Ecco qui di nuovo i fisici. Certo, nell'acqua nasce il campo elettromagnetico. Oh, il campo elettromagnetico? Sì, il campo elettromagnetico, ma il campo elettromagnetico che cos'è? Ah, adesso vi faccio questo scherzo, guardate, io dimentico sempre tutto, ma mi spiego lo stesso, penso benino. Se io arrivassi qui con una bussola e dicessi adesso spengo un attimo le luci, spengo tutto, mi metto qui in mezzo a voi e voglio vedere dov'è il nord. Certo, la bussola me lo darà, sarà là, sarà qui, non lo so dov'è il nord qua. Ok, supponiamo che sia lì. La bussola mi dà questa indicazione. E poi vi dicessi, scusi, mi va a accendere l'interruttore? Accendo l'interruttore, si accendono le luci e cosa succede della mia bussola? Che l'ago si sposta. Si sposta? E perché si sposta? È perché la luce, la corrente che va a illuminare la lampadina, crea campo magnetico. Quindi il mio nord, che era lì, si sposta di qua. Allora vi faccio questo scherzo da medico. Ve lo devo fare come introduzione a quello che vi dirò. Beh, allora io faccio il medico e dico, orco, ho fatto l'esame dell'elettrocardiogramma. Certo, abbiamo fatto cardiologia, tutti l'esame, è un esame fondamentale. Poi ho fatto anche l'esame di neurologia, abbiamo fatto l'esame di neurologia. E che cosa avevamo visto con il nostro professore? Beh, abbiamo visto una cosa interessante, no, che se io prendo il cuore, no, non metto tutti gli elettroni possibili immaginabili, qui è l'intensità, questo è il tempo, se prendo due elettrodi e li metto qua, quindi un elettrodo che fa da punto di riferimento e l'altro che si chiama elettrodo caldo, ovvero vado a vedere la corrente generata dal cuore. Voi non avete mai pensato a questo termine. Corrente generata dal cuore. E com'è la corrente generata dal cuore? Ma che lo disegno io. E via via, paf. Quella è la corrente generata dal cuore. E io da cardiologo, non lo sono, sono un medico dello sport, io da cardiologo posso dire: quell'onda qui no, non mi piace, quest'onda qui negativa è troppo balorda e posso permettermi di fare una diagnosi. E questa che cos'è? La ripetizione dei segnali è la frequenza, quella che io sento, mettendo il fonendo sul cuore di un mio paziente. Certo, la frequenza, il battito cardiaco, ovvero il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. Siccome l'unità di tempo è il secondo, io conto quanti battiti ha al secondo. 60, 70. E li vedo qua. Orco, allora io mi sono fatto un'idea. Io mi sono fatto un'idea. Farina dal sacco dello Spaggiari. E tutti pensavano che fosse diventato matto. Prendo il coso rosso e dico: ma scusa, non ho fatto vedere che la corrente produce campo elettromagnetico? Cavolo, ve l'ho fatto vedere facendovi vedere che la bussola cambia. Allora io applico questa legge e dico: ah, ma se il cuore di questa dottoressa emette questo segnale, utilizzo lo stesso grafico e lo chiamo H qua, lo scrivo in rosso, guarda un po' cosa ti fa. Cavolaccio. Ah, cavolaccio, cosa ha fatto quella farina lì? Ha fatto un magnetocardiogramma. E tutti mi dicevano: questa qui Spaggiari si è bevuto il cervello. Quale è bevuto il cervello? Applico una legge fondamentale della fisica qua. Non è che mi sono venduto il cervello.
Ma quando l'ho posto al mio cardiologo mi ha detto, ma professore, non so cosa dice lei. Ah, te lo dico io, questa è l'onda. Quindi se io avessi un obeso, il cuore è qua, e il suo torace è qui, metto gli elettrodi qui e secondo voi riesco a vedere la corrente in quella nera? Ma col cavolo che la vedo, tutta distorta. Non ho possibilità di fare un elettrocardiogramma a un obeso. Ma il campo elettromagnetico? Ah, certo che lo vedo. Uno mi può dire, no, non lo vedi, dai, non contare delle balle, perché qui c'è talmente tanto caos qui dentro, in questa stanza, ci sono onde di tutti i generi, le lampadine, radiomicrofoni, computer tutti accesi, i telefonini che avete in tasca tutti voi, e quindi come fai a fare un magnetocardiogramma? Ah, hai ragione. Allora ti faccio una cosa, ti faccio una bella gabbia, che io chiamerò gabbia di Faraday perché l'ha scoperta lui. La gabbia di Faraday che proprietà? Ha delle proprietà meravigliose, stupende. Perché? Perché mentre fuori dalla gabbia c'è il campo elettromagnetico di tutte le porcherie che ci circondano, dentro la gabbia di Faraday campo magnetico zero. Non ci credi? Va bene. Allora prendo la collega, la faccio entrare nella gabbia, la gabbia parte di qui e va a finire là dove c'è quel signore col computer, io sono fuori, ho uno strumento in grado di misurare il campo elettromagnetico, vedo davvero che il campo elettromagnetico è zero, mentre fuori è un caos, ma io guardo da dentro e poi invito lei ad entrare, so il suo elettrocardiogramma, questo nero, quindi so la sua frequenza, io a questo punto ho il mio rilevatore collegato con un pennino che corre, si muove su una carta che scorre, e che cosa vedo? Vedo il segnale rosso. Comincio allora a dire, a introdurre, a entrare nella parte. Ma allora lei vuol dire che irradia. Il suo cuore irradia, il vostro cuore sta irradiando, io sto irradiando. Oggi mi viene però un quesito che pongo a tutti voi, ma io faccio il medico, io per sentire il suo cuore ci metto gli elettrodi sul suo torace. Ma se lei è là, e io lo ricevo qua, mi domando dove sta il suo corpo. Perché se io adesso ti allungo la gabbia, no, vado al di là di questo muro, la gabbia va lì, e io ho il mio strumento in grado di misurare l'intensità del campo elettromagnetico generato dal suo cuore, che genera comunque corrente, e io me lo ritrovo. Problema etico, ma non voglio affrontarlo qua, non è il tema di questa mattina per me. Ma se io prendessi l'emissione del cervello, se metto due elettrodi, ne metto tanti di elettrodi sulla testa, ma io mi accontento di uno. Eccolo qua, faccio di nuovo la corrente, il tempo, la corrente, cosa vedrei? Che su due terminazioni, quindi una di riferimento e l'altra quella che mi dà, e vedrei che il suo cervello fa questa onda molto bella, meravigliosa, sinusoidale. Questa è l'emissione del cervello in una particolare posizione, qua. Ma se avessi messo qua avrei avuto dei segnali simili. E allora anche qui io dico, ma scusa, questa cosa qui è straordinaria, perché allora vuol dire che il cervello che mette quella corrente su quelle due terminazioni,
ti fa un'onda, se questa la chiamo ancora H, ti fa un'onda così, guarda. Oh, oh. Ah, cavolo. Ma allora anche il suo cervello irradia. E dov'è la sua testa? È qua, è qua, è qua, è là. Allora sono convinto che questa sera il vostro cervello elaborerà quelle cose che io vi sto dicendo. Lo elabora, forse ne scarterà una parte, ma sicuramente una parte verrà memorizzata, perché le cose che noi stiamo dicendo sono su basi scientifiche, non fantascientifiche, scientifiche. E questo l'ho dimostrato. Mi pongo però un problema io. Sul cuore e sul cervello gioco in casa, l'abbiamo studiato, ce l'ha detto il nostro grande professore, grandi tutte e due. Ma allora io mi sono posto un problema, ma il cervello sì, il cuore sì, e il pancreas e il fegato? Il rene, il polmone, e la C1, la C2, la C3, la S1, la S2, la S3. È bella, questa è una bella domanda, molto bella. Beh, rispondo io a questa domanda. Sì, tutti gli elementi che compongono il corpo umano emettono segnali. E allora abbiamo già risolto il problema? No, perché? Perché mentre nel cuore e nel cervello qualcheduno ci ha detto, i nostri professori ci hanno detto, poi io ho fatto un passo avanti, noi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo tirato fuori l'irradiazione. Ma sul fegato? Quando io trovo dei segnali balordi che escono dal fegato, dal pancreas, dal rene, orco, non sono ancora riuscito a decifrarli. La decodificazione di questi segnali è una cosa complessa. Ma vi devo dire, ricordatevi quello che vi sto dicendo. La decodificazione è vero che è complessa, ma ci stiamo arrivando. Ah, bene. Molto bene. Allora io potrei dire, ma come vedi tu da medico, ma da biofisico, come vedi tu il corpo umano? Ah, te lo dico io come vedo. Non sono un grande disegnatore, ma guarda cosa ti faccio. Il corpo umano io adesso te lo vedo così, guarda, ovviamente questo è il corpo umano stilizzato evidentemente, ma cosa mi hai detto tu, che ogni organo emette dei segnali? Ah sì, allora sta attento, io ti disegno una cosa che non vado a spiegarvi nel dettaglio perché non voglio fare una lezione di fisica. Se non mi dico, mi dice, va a dormire, tu devi parlare di medicina. Ma questo omino può essere visto come una serie di circuiti, questo che oscilla a frequenza N1, questo che oscilla con la frequenza N2, questo che oscilla con la frequenza N3, questo, non, smetto adesso, la frequenza N4, puntini, 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 questo che oscilla con la frequenza N. Ah, ma allora tu vedi, oltre agli aspetti che noi abbiamo studiato a medicina, era giusto che avessimo studiato tutto questo aspetto, c'è un aspetto che nessuno ci ha mai detto. E qual è? È questa visione.
in cui il corpo umano è visto come somma di circuiti oscillanti a frequenza, uno diversa dall'altra, che chiaramente rappresentano la frequenza di ogni singolo organo, di ogni singolo particolare del corpo umano. Ah cavolo, madonna mia! Ma l'epigenetica che cosa vi ha detto? Voi che avete studiato e avete seguito i nostri corsi e continuiamo a parlarne. L'epigenetica ha parlato del DNA e ha parlato dei geni. E noi pensavamo 80 anni fa, pensavamo che i geni erano ereditati attraverso il DNA dal nostro mamma, papà, dai nostri nonni, dai nostri avi. Questo era quello che ci avevano insegnato. Ma il DNA che cos'è? Ve lo dico io. No, lo sapete anche tutti voi. È una doppia elica in cui le due eliche sono collegate tra di loro da delle proteine. E cos'è per me fisico una doppia elica fatta così che si avvita? Oh, cos'è per me fisico? È un circuito oscillante. È un circuito oscillante. Ma è quello che tu hai disegnato là? Sì, è un circuito oscillante. Allora fammi capire che cos'è un circuito oscillante, perché io giustamente mi metto nei panni di noi medici che assolutamente abbiamo fatto fisica perché dovevamo farla, no? Ma se volevo dire, ma dai, tu è un esame del primo anno, facciamolo in fretta perché è una rottura di tasche, poi non mi servirà mai. No, no, cambio il paradigma. Non era vero che non serviva mai, perché la medicina moderna sarà sempre più vicina a questo paradigma. E guardate che io non sono qui a fare il braccio di ferro da chi è più bravo, se è la biochimica che è più brava e incide più di me rispetto alla biochimica. No, non è questo. È il discorso di integrazione. Non vince la biofisica sulla biochimica, non vince la biochimica sulla biofisica. È il discorso di sinergia, di integrazione. E allora fammi capire cos'è un circuito oscillante. Allora, per farvelo capire, senza fare una lezione di fisica, io vi dico, sentite un po', se io arrivassi in questa stanza con una radiolina e accendessi la manopola del volume, dopodiché giro l'altra manopola che si chiama di sintonia. Perché si chiama di sintonia? È perché se io giro la manopola sento una radio Monte Carlo, e se la giro ancora un po' sento radio Gamma, e se la giro un altro po' sento Milano International, se la giro un altro po' sento Bologna, uno. E la miseria, ma qui dentro c'è un caos bestiale. Ma come fa quella radiolina lì? Cosa c'è dentro? Un qualcosa che è in grado di captare la frequenza di Milano International, di Radio Gamma, di Radio Monte Carlo? Ma cosa c'ha lì dentro? C'è uno stregone? No. C'è un circuito risonante, e ogni qualvolta tu vari un elemento del circuito risonante, e quale sarà l'elemento del circuito? Questo, il condensatore, queste due piastre, che adesso tra poco vi spiego perché devo arrivare all'S-Drive. Ah, allora, girando quella manopolina, tu fai cambiare il valore di C. E quindi il valore di C, certo, perché? Ah, adesso faccio il fisico, ma voi fregatevene di quello che io scrivo. Ma la frequenza questa qui è uguale a 1 diviso 2 pi
radice di LC. Allora, se varia C, varia la frequenza. Dimenticatevela quella formula, non mi interessa. Ma per dimostrarvi che lì dentro, ogni qualvolta io giro la manopola della sintonia, cambia il valore di C e quindi necessariamente cambia il valore della frequenza. E quindi quello lì è in grado di prendersi la frequenza di radiogamma, prendersi la frequenza di Milano International, prendere la frequenza di Bologna 1. Ah, adesso ho capito. E se arrivo con una televisione? Ah, cambiano le frequenze. Ah, cambiano le frequenze. Quindi vuol dire che la radio non è in grado di beccare una frequenza della televisione. E certo, perché risuona su gamme di frequenze decisamente diverse. Ma voi arrivate qui con la televisione, girate il commutatore, vedi Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, quel cavolo che volete voi. E se c'hai il telecomando in mano, tu schiacci il primo tasto e la televisione ti ubbidisce, ti fa vedere Rai 1. Oh, ma cosa ci sono? Le streghe? No, io dal telecomando emetto un segnale che viene ricevuto dal mio televisore e guarda caso il televisore si sintonizza su Rai 1. Ah, cavolo, cavolo, facciamo una massa di avvicinamento incredibile noi. Perché? Guardate un po'. Allora, io simulo un circuito oscillante. Cos'è un circuito oscillante? È un filo avvolto eccolo qua, basta, l'ho avvolto fin troppo. E poi cosa faccio? Attenzione il gioco, eh? Questo è collegato con una piastra e questo è collegato con l'altra piastra. Ecco com'è un circuito oscillante. Ecco cos'è il DNA. Circuito oscillante che funziona in questo modo. Vediamo come funziona. Allora, un filo avvolto si chiama induttanza. Quindi un filo normale, elettrico, che voi avete in casa, che io giro, posso mettere un supporto di cartone, lo giro intorno al supporto di cartone e formo L. Ecco, il valore di quel filo avvolto si chiama induttanza, ma fregatevene, è L. E questo C, eccolo qua, sono due piastre lontane, così, ma io posso allontanarla così, posso avvicinarla così, non devono certo toccarsi perché sennò fanno cortocircuito. Quindi posso variare C facendo questo mestiere. E quindi quella famosa formula che vi ho detto, dimenticatevela, ogni qualvolta varia C, varia la frequenza di captazione o di generazione. E anche questo è un concetto che voi dovete tenere in testa. Ogni circuito in grado di oscillare è in grado di ricevere. Quindi io genero un'oscillazione, ma il mio circuito sarà in grado anche di captare quell'oscillazione che arriva da voi, che arriva da uno strumento, che arriva da dove volete, arriva dall'inquinamento dell'aria, dall'inquinamento elettromagnetico. E guardate un po', adesso vi faccio questo scherzo. Se io prendessi una pila, la pila voi sapete che è caratterizzata dal più e il meno. Allora, tocco col più questo elettrodo, tocco col meno questo elettrodo, quindi salterà fuori che questo è diventato positivo, questo è diventato negativo. Certo. Ah, allora tu hai trasferito, se la pila era 12 volt, hai trasferito su queste due piastre
col positivo dove ho toccato la piastra e col negativo dove ho toccato la piastra ho trasferito dell'energia, certo, delle cariche, più e meno. E secondo voi un sistema del genere, poi io lo simulo facendovi vedere cosa succede, secondo voi che cosa succede se io ho caricato un condensatore? Che le cariche negative tenteranno di andare facendo questo giro qua verso le cariche positive. E quanto in effetti durerà questo giochino che le cariche negative vanno sulle cariche positive? Finché ce ne sono a sufficienza, perché quando le esaurite basta, il giochino è finito. E allora che cosa succede? Succede che qui il condensatore era carico, è circolata corrente, la corrente ha prodotto un campo elettromagnetico sulla bobina, ve lo disegno così, guardate, in rosso, con delle linee così, e quel campo magnetico quanto durerà? Durerà finché la corrente è cessata, quindi avrete il condensatore scarico e la bobina carica. Dopodiché sarà la bobina carica che tenterà di andare a caricare il condensatore e continuerà a succedere questo. Uno scambio tra l'energia che è qua del condensatore, che si chiama energia elettrica, e con l'energia magnetica. Dall'energia magnetica nell'elettrica, nell'elettrica la magnetica... ho fatto un circuito oscillante, quindi era giusta la parola, ma nessuno me l'aveva spiegata. C'è un continuo trasferimento tra l'energia elettrica e l'energia magnetica, l'energia magnetica e l'energia elettrica. Ma allora è come il pendolo. Se io ti prendo un pendolo e lo sposto qua, quello continua a fare boom, 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 continua a oscillare. E se non ci fosse la resistenza dell'aria, quello lì andrà avanti in eterno. Quello va avanti in eterno. Se non ci fosse la resistenza del filo, che ti porta via, ovviamente ogni volta che c'è un'oscillazione, ti porta via una parte della carica. E quindi traduci, cos'è quello che esce da questa roba qua? Esce un campo elettrico oscillante, eccolo qua, e un campo magnetico oscillante ma perpendicolare al campo elettrico. Allora noi siamo dei generatori di campo elettromagnetico attraverso il nostro DNA, che è un campo, ho detto, elettromagnetico. Elettrico, e perpendicolare a quello c'è il campo magnetico. Ho cominciato a mettere tutti i tasselli giusti. Adesso mi manca qualcosa. Ma che cosa ha fatto l'S-Drive? L'S-Drive ha fatto una delle scoperte più importanti. Ci deve essere stato uno che sapeva molto bene la medicina, ma sapeva molto bene la fisica. Perché? È perché lui ha detto: qual è il tracciante importante che può rivelare molte cose dell'organismo umano? Adesso vi faccio un passo indietro nel dire: io ho fatto il direttore generale dei più importanti ospedali lombardi e facevamo gli incontri con le autorità giudiziarie, carabinieri, finanza, polizia. Perché? Perché si poneva il problema di dire: come cacchio fai tu se becchi una persona e quella lì suppone che sia un drogato a fargli immediatamente un'analisi? No, l'analisi più interessante potrebbe essere: facciamo l'esame dell'urina. Sì, ma come fai a fargliela fare? Se quella dice no e non mi scappa, non è che poi metti dietro un catetere, perché diventa un esame cruento. Qui non puoi. Come si fa a vedere? Ti strappagli tre cappelli, due cappelli, e poi esaminiamo bene se c'è presenza di sostanza, cocaina, eroina, eccetera.
ah giusto, questo qui non si può ribellare perché io faccio finta di niente, paf, gli strappo, beh, certo col bulbo, Allora chi ha pensato l'S Drive ha pensato una cosa interessante, perché? Perché il cappello è un tracciante biologico splendido. E ci manca però l'elemento captante. Ah no, l'elemento captante è un circuito risonante. Cos'è un circuito risonante? Il circuito risonante è questo. Risuonava mica sulle varie frequenze che vi ho fatto vedere. Sì, la radio non è un circuito risonante, la televisione non è un circuito risonante, il telefonino che avete in tasca non è circuito risonante. Orco. E come fa a risuonare però Orco Giuda? Ce l'avete tutti in tasca il vostro telefono. Oh, ma se squilla, se uno chiama voi, chiama voi, squilla solo il vostro, Non è che squilla il mio, il suo, cioè, wow, un casino della malora. No. È perché vuol dire che nel telefonino ci sarà una portante che riceviamo tutti, ma dentro quella portante c'è un segnale che noi chiamiamo modulante e che è legato al vostro numero telefonico. Il mio, il suo, il tuo e compagnia bella. Quindi quando la modulante chiama me, squilla solo il mio e non squillano tutti gli altri, anche se tutti voi avete la portante che ho io nel mio telefono. Quindi noi abbiamo comunque un inquinamento incredibile. Ha ragione Giorgio Terziani quando ogni volta fa un mazzo sulla questione dell'inquinamento elettromagnetico. Ha ragione! E pensa cosa succederà sul 5G. Ma perché? Perché ho detto l'S Drive non è altro che un circuito risonante in grado di captare tutto ciò che il cappello esprime. Ma forse si pone un problema, che è il seguente. Noi siamo dei circuiti, ve l'ho fatto vedere nell'omino bellissimo che vi ho disegnato, siamo dei circuiti che ricevono informazioni di tipo elettromagnetico, figurati, la luce, ma tu le vedi la luce dentro la tua gamma di frequenza, perché tu non vedi gli infrarossi, tu non vedi gli ultravioletti, ma il mio gatto li vede, di notte io vado a sbattere da tutte le parti, devo mettere le mani avanti perché sennò non vedo dove sono gli ostacoli, il mio gatto via, va via, via, come un treno. Allora noi abbiamo delle gambe di frequenza di ricezione, che sono quelle legate allo spettro di frequenza visivo, allo spettro di frequenza audio, lo spettro di frequenza che direi è presente nel nostro mondo, nel nostro cosmo, è solo quello lì, ma manco col cavolo, ma manco col cavolo. Certo, vuoi fare andare avanti perché io sto facendo tutto braccio, vai che dopo ve lo spiego domani bene, vai. Ecco, l'elettrocardiogramma ve lo fermo. Vai ancora. Eccolo, fermati. Ma guardate, noi siamo qua. Questa è luce bianca. E poi ovviamente la luce bianca l'abbiamo espansa, divisa, suddivisa nelle varie frequenze, vedete, rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, intero, violetto. E di qui ci sarebbe l'ultravioletto, ma non lo vediamo. E di qui ci sarebbe l'infrarosso, ma guardate là. Guardate quella scala. Ho messo la lunghezza d'onda e la frequenza. E perché hai messo due parametri, la lunghezza d'onda e la frequenza? Ma sono mica la stessa roba. Certo, uno è l'inverso dell'altro. Quindi quando voi sentirete parlare
i nostri amici dopo di me che parleranno di lunghezze d'onda e io invece sono più amante della frequenza, è esattamente la stessa identica cosa, un universo dell'altro. Ma guardate un po' che caos c'è, guarda là, guardate quante frequenze, guardate le onde radio dove sono, le onde TV, le microonde, gli infrarossi di cui ho parlato, gli ultravioletti, raggi X, raggi gamma e raggi cosmici. La miseria. Ma la domanda che io vi faccio è: ma chi se ne frega se la mia gamma di frequenza è questa? Uno potrebbe dire, non romperci le tasche. No, ve le rompo le tasche. Perché? Ma perché anche tutte queste inducono dentro lo spettro che io ricevo. Io vi ho fatto vedere quello che vedo e quello che sento. Ma c'è un'induzione delle alte frequenze, ecco perché siamo preoccupati. Perché guardate, adesso vi faccio questo scherzo, guardate un po' lo scherzo che vi faccio. Io sulla bobina, la mano destra alla mano sinistra, guardate, sono la bobina, eccola qua, e le mie due mani sono il condensatore, guardalo qua, ecco il circuito oscillante dello spaggiare. Oh, ce n'è molto di più, vi ho fatto vedere l'omino, ma vi faccio questo esempio per farvi capire. Ottimo. Adesso ti faccio questo scherzo da prete. Io sposto il condensatore, sposto il condensatore, sposto il condensatore. Adesso c'è qualcheduno. Vabbè, e mi sentite lo stesso, lo sposto, guardo un po' la mano sinistra dove va a finire con la piastra del condensatore, va a finire a terra e questa piastra rimane verso l'aria. Cosa hai fatto a spaggiare? Non sei più composto, sei scomposto, guarda. No, ti ho fatto vedere che il mio circuito oscillante è diventata una antenna. Allora cos'è l'antenna? Cos'è l'antenna della radio? Cos'è l'antenna televisiva? Cos'è l'antenna dei vostri telefonini? Cos'è l'antenna biologica mia? È un circuito oscillante che io ho sviluppato e ho messo la piastra a terra e l'altra piastra sul cielo. E il DNA e le cellule sono circuiti risonanti rappresentati da antenne. Quindi è questo, è vero, hai fatto bene a disegnarlo, ma guarda caso è diventato un'antenna. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che le cellule, al di là di tutte le reazioni biochimiche sacrosante, lo urlerò sempre, ma ci sono delle reazioni biofisiche che voi ignoravate perché è legata all'antenna, quindi le cellule parlano tra di loro, sì, attraverso le reazioni biofisiche, ma soprattutto attraverso segnali elettromagnetici che si scambiano attraverso antenne trasmittenti e riceventi. Se un'antenna trasmette vuol dire che è in grado di ricevere. Ah cavolo, allora l'S-Drive è stata una grande scoperta. Perché? Perché ho detto, questo è il segnale biologico che rappresenta il mio organismo. Quello lì, eccolo qua, dammelo prima che mi cade per terra, rappresenta il circuito oscillante, in grado di captare. E uno potrebbe dire, porco, sì, ne hai convinto, spero, ma dal cappello esce uno spettro, prova ad andare avanti, vedi, entra, esce uno spettro di informazione, ah, sì, ecco, va. Eccola qua, guarda, l'onda elettromagnetica, la vedete? Adesso l'ho fatta bene, l'ho fatta io, questa è l'onda elettrica e questa qui è l'onda elettromagnetica, magnetica, eccolo. Tra l'altro tutti i libri internet, se voi andate a vedere internet, ci sono degli errori pazzeschi, perché loro fanno questa cosa rossa, la fanno in coincidenza esattamente, quindi 0,0 il campo magnetico, massimo e massimo il campo magnetico, tutto sbagliato. Quando il campo elettrico è 0, il campo magnetico è massimo, quando è massimo l'elettrico questo è 0, quando è 0 questo è massimo dall'altra parte.
quindi attenzione a quello che voi leggete e sentite su internet. E questa è la famosa formula che vi dicevo. F uguale a 1 diviso 2 pi greco radice di legge. Allora, vai avanti, scusa, che non so se ho fatto vedere. Qui siamo già negli indicatori. No, non c'è uno spettro? Uno spettro grande? No, non c'è. Lo disegno io. Che come avete visto sono bravissimo in disegno. Allora, cosa esce dal cappello? Ecco qua. Che cosa esce dal cappello? Questo è il tempo e questa è la solita intensità, ampiezza, chiamiamola ampiezza. Che cosa esce dal cappello? Io sto guardando voi, quindi no, non bleffo. Punto solo la penna qua, guardo voi. Cosa esce dal cappello? Esce dal cappello delle robe che non riesco a interpretare. Oh! Allora adesso io vengo a vedere che scarabocchio ho fatto. Ho detto, vabbè, ma tu che cavolo capisci di quella parola? Domanda giusta. Ma vi devo dire che la fisica viene incontro a tutto. Perché noi fisici siamo abituati a trattare segnali... 5 minuti, sì. Sì, devi bloccarmi perché sennò... noi fisici siamo abituati a trattare segnali che sono meravigliosi. Vi ho fatto vedere segnali sinusoidali del cervello, vi ho fatto vedere anche segnali non bellissimi che sono quelli del cuore. Ma vi devo dire che la fisica ha risolto il problema. Perché un qualunque segnale brutto, schifoso, che è difficilmente interpretabile come quello che io ho segnato guardando voi, è sempre scomponibile alla somma di segnali meravigliosi sinusoidali. Quindi se io vi prendo questo picco, a questo tempo corrisponde questa frequenza che non so qual è, chiamiamola Ni10. E uno dice, ma scusa, e tu come interpreti quella frequenza Ni10? E che ne so. No, che ne so, devi saperlo. Certo, te lo dico. Perché applico un teorema della fisica, che non vi racconto ma che vi dico, in cui sostanzialmente si dice che un segnale brutto può essere sempre visto come somma di segnali belli, sinusoidali, a frequenza pari alla frequenza schifosa di questo picco, più quelle che noi fisici chiamiamo le armoniche, ovvero le frequenze multiple di quella frequenza lì. Ah, ma allora vuoi dire che tu sei in grado un segnale triangolare o un segnale rettangolare o un segnale fatto a denti di sega, che non capisco nulla, sei in grado di... Sì, sono in grado di vederlo come somma di segnali sempre belli. Ah, ma allora io so la composizione. Certo. Allora io parto con il cappello che mi darà fuori una schifezza di quel genere lì. Arriva là dove deve arrivare e cosa fanno là? Confrontano quello spettro con migliaia, milioni di spettri, quindi fanno le trasformate di Fourier su tutti quegli spettri, sanno le componenti e ti vengono a dire ma lì c'è un inquinamento di tipo elettromagnetico, no guarda che lì mancano vitamine, no guarda che c'è un eccesso di proteine, no guarda che c'è questo, c'è quest'altro, che è fondamentale. Ma perché è fondamentale? Ma perché noi medici siamo abituati giustamente a ragionare su dati che ci provengono da analisi. Questo non significa che io prendo d'amblè quella roba lì e via, op! No, perché il medico deve sempre fare il medico. Il ruolo del medico ha bisogno del supporto necessario di tutti gli elementi che mi permettono di dire, guardi adesso lei per 90 giorni, cara dottoressa, caro paziente, dovrà fare questo. E poi, dopo 90 giorni, io la rivedrò
e guarda caso ripeterò l'esame e vedrete una cosa, che se ha ubbidito le cose andranno sicuramente bene. Alla prossima puntata.